Allora, in questa postazione vediamo due esempi dell'applicazione dei nostri due plastivi, il plastivo 180 e il plastivo 90. Si tratta di due guaine cementizie impermeabili, polimero modificate. La differenza tra le due è sostanzialmente nella posa. Infatti il plastivo 90 è una livellina, quindi è super fluido e può essere applicato con tiramalta o anche rullo, volendo. Il plastivo 180 invece è un vero e proprio rivestimento e di conseguenza può essere anche applicato in verticale, cosa invece non possibile, non realizzabile con il plastivo 90, e è soprattutto indicato per l'impermeabilizzazione di balconcini, terrazze, fioriere e anche piccole vasche. Con il plastivo 90 invece l'utilizzo ideale è sostanzialmente le impermeabilizzazioni a core di protezione di grandi portici, lastrici solari, camminamenti, marciapiedi. I vantaggi di questi tipi di impermeabilizzazioni risiedono principalmente nella protezione e impermeabilizzazione dei massetti, quindi nella protezione dai fenomeni di gelo e disgelo, soprattutto per quanto riguarda impermeabilizzazioni esterne. In particolare preservano tutti gli strati di finitura dagli effetti negativi dei fenomeni della presenza di acqua e di umidità. Allora, si tratta di comunque spessori molto ridotti di applicazione, sempre in due mani. Nel caso del plastivo 90 si ha una mano tura poi, più una mano da 1,5 mm all'incirca come diciamo mano di impermeabile di finitura. Nel caso del plastivo 180 invece si viene applicato in due mani 2 mm. Se il fondo si presentasse un po' poroso o polveroso su fondi soprattutto vecchi, consigliamo anche l'applicazione dell'idoneo primer, il Profix 30. Dopo l'applicazione, il risultato è una guaina cementizia in completa aderenza al massetto di questo tipo. Lo spessore è di circa 2 mm e può ricevere direttamente gli strati di finitura, la piastrellatura, di cui consigliamo l'utilizzo con colle di tipo CG2. A corredo del sistema ci sono anche le bande elastiche per la sigillatura dei giunti e delle discontinuità, in particolare, in questo caso parlando di balconi o fioriere, della ripresa di getto tra superficie orizzontale e superficie verticale. Abbiamo diversi tipi di dimensioni a seconda dei giunti da trattare. Le bande garvo sono degli elementi in gomma, telata, in modo tale da favorire l'adesione, microforata. La foratura serve appunto per permettere alla banda di ricevere in modo ottimale la guaina cementizia, che fungerà anche da collante della guaina stessa.